Difendere i confini è un dovere. È un dovere nei confronti dei cittadini più fragili. Fare entrare tutti, come ha voluto la sinistra in questi anni, ha significato riempire le nostre città di criminali, spacciatori e terroristi. Le nostre frontiere sono un colabrodo. Serve un'agenzia come Frontex che dovrebbe difendere i confini. E più che mai, ma diciamolo ai cittadini che negli ultimi anni la sinistra, i Verdi, hanno più volte provato a togliere i fondi a Frontex e a trasformare questa guardia costiera in un'ancella. Intendiamoci, difendere i diritti umani è giusto, ma perché ciò deve andare a discapito della sicurezza dei cittadini europei? Io e la Lega abbiamo sempre messo la sicurezza al primo posto, lo dimostra Matteo Salvini, un vero patriota che oggi rischia 6 anni di carcere per aver difeso i confini italiani ed europei dai flussi irregolari, dai clandestini. Noi siamo quindi assolutamente favorevoli a sostenere maggiormente Frontex. Non solo, ci aspettiamo una riforma del mandato dell'agenzia che riduca il ruolo dei commissari per i diritti umani e aumenti le capacità operative anche nei paesi terzi. Infine ci auguriamo che questa discussione non si riveli nell'ennesimo teatrino inconcludente. L'Europa deve difendere i propri confini. Questo è il mandato imperativo che i popoli hanno gridato alle urne delle elezioni europee. Ascoltateli, o l'Europa che conosciamo scomparirà nel rumore assordante della vostra sorda ipocrisia.